Ciao a tutti, oggi sono qui per recensire una cosa che si può trovare solamente nei Disney Store, quindi non in altri negozi di giocattoli, che sono gli Disney Tsum Tsum. Come potete vedere sono questi qua. Per chi non sapesse, gli Tsum Tsum provengono dal Giappone per via di un gioco dove bisogna impilare questi animaletti, tanto per intenderci. E quindi in Giappone hanno avuto così tanto successo che hanno fatto anche questi peluche degli Tsum Tsum dei personaggi Disney e sono arrivati anche qui in Italia. Sono divisi in tre grandezze diverse. Questi qua piccoli costano 5 euro l'uno. Poi c'è anche la taglia di media grandezza che non ricordo assolutamente il prezzo, ma penso che sui 25 euro. Mentre invece quelli più grandi, quindi i large, costano sui 30 euro. Io ho deciso di acquistare questi piccoli perché sono piccoli e costano solamente 5 euro l'uno, quindi collezionerò questi piccoli. Ho una collezione molto particolare, li colleziono per dedicarli alla Disney Infinity, perché c'è stato un periodo che c'è stata la Disney Infinity 1.0, 2.0 e 3.0. Per chi non lo sapesse, la Disney Infinity è praticamente una piattaforma dove posizionate questi personaggi che infatti sfruttano una base trasparente per farli inserire nel gioco e potete giocare. Se volete vedere io che gioco la Disney Infinity, io ho quella 2.0, fatemelo sapere nei commenti. Collezioni di Tsum Tsum perché, come vi ho già detto, costano 5 euro, perché le statuine costavano molto, sui 14 l'uno e addirittura con due personaggi costava sui 30 euro. Quindi ho deciso di collezionare gli Tsum Tsum per questa cosa. Inizio col farvi vedere Topolino, perché appare nella Disney Infinity 3.0 e come potete vedere il suo viso, ovviamente è di un rosa cane, un po' come la nostra pelle, e come potete vedere fa anche l'occhiolino. E lui ha la bocca che sorride. Raramente gli Tsum Tsum non fanno la bocca, però va bene anche così. Ha anche le sue orecchie da topo nero. Qui, come potete vedere, ha i suoi pantaloncini. Hanno riposto solamente il retro, non hanno messo i bottoni. Questa è la sua pancina, che però, come potete vedere, è un po' sporca perché l'ho messa su un piano che era un po' sporco. Questa piancina, se volete, potete anche usarlo per pulire i vostri cellulari pieni di ditate sopra. E come potete vedere ha le zampine davanti bianche perché lui indossa i guanti e ha le zampine nere qui che dovrebbero rappresentare i piedi, che però in realtà Topolino indossa le scarpe gialle, non capisco perché non le abbiano fatte, chi lo sa. Come potete vedere ha la sua codina da topo che è un pezzo di filo nero, quindi ho preso Topolino quindi non potevo farmelo mancare. Passiamo ai prossimi. Ho preso ovviamente la fidanzata di Topolino, Minnie. È uguale a Topolino, solo che lei non ha la bocca e ha l'occhiolino che lo fa nell'occhio sinistro. E in particolare ha anche il suo fiocchetto rosso con dei pois bianchi. Lei indossa un vestitino tutto rosso, ha anche la sua gonna è rossa a pois bianchi e qui dietro è tutto bianco. Anche lei ha la codina come quella di Topolino, quindi un filo nero. E la pancina e le zampine, sia davanti sia dietro, sono come quelle di Topolino. Quindi non ho nulla da dire. Davvero carina, Minnie. Poi ho preso Paperino, che stavolta lui fa parte della Disney Infinity 2.0. Come potete vedere è un papero, ed è anche una arrabbiata. E anche il suo cappellino da marinaio, blu e nero. Ha anche il suo becco giallo perché è un papero, ha anche il suo fiocchettino rosso e per il resto lui ha un vestito da marinaio blu con questa striscia gialla, questo è il retro e qui anche una codina fatta da, tra virgolette, capelli veri e ha la pancina azzurro molto scuro. E anche lui ha le manine bianche, non ha alcun tipo di guanto perché ha le penne bianche. E ha le zampine dietro gialle che dovrebbero rappresentare i piedi. Lui infatti non ha alcun tipo di scarpe. Quindi questo è Paperino. Ho preso poi Alice di Alice nel Paese delle Meraviglie perché lei appare nella 3.0, che però quella era la versione live action del film Alice attraverso lo specchio. Però ho deciso di prendere Alice, questa è la versione cartone animato perché mi piace molto di più rispetto alla live action, davvero carina. È uno dei miei Tsum Tsum preferiti, per essere sincera. Mi piace tantissimo il suo viso perché
agli occhi azzurri, molto raramente perché gli altri li hanno neri, e anche un po' di blush sulle guance. I suoi capelli sono bellissimi, sono biondi. Ha anche il suo cerchiettino con il fiocco nero, e anche il suo vestito è davvero bellissimo, è fatto di un materiale molto morbidino, tipo lana, mentre invece ha la cintura con un fiocco che sembra essere fatto di stoffa, vero? Ma la cintura è tutta cucita, va bene anche così. Il retto ovviamente è tutto bianco, ha la pancina bianca e ha le sue manine color pelle perché non ha alcun tipo di guanto, e ha i piedini neri che dovrebbero rappresentare le scarpe. È adorabile, mi piace davvero molto Alice. Sempre di Alice ho preso il cappellaio matto, anche lui fa parte della 3.0 ed è davvero divertente. Ha anche la linguetta di fuori, ha le sopracciglia viola. Ha una zona davvero grande. Il colore della pelle è di un rosa un pochino più scuro rispetto a quella di Alice. Infatti, come potete vedere, mi sembra essere più scuro. Spero che si veda bene dalla webcam. Per il resto ha i capelli che sono, tra virgolette, veri, che gli spuntano da entrambi i lati. Ha anche il suo capello verde chiarino, con una striscia verde scura. E ha un cartellino stampato sopra, con su scritto 10/6. Ha un fiocco azzurro più grande rispetto a quello di Paperino. Per il resto ha il suo vestito come lo ha nel cartone animato. Anche lui ha la pancina bianca e ha le mani dello stesso colore della pelle e ha i piedini verde scuro che rappresentano le scarpe. Quindi è davvero un personaggio divertente. Questo lo metto qui. Poi dal film Il libro della giungla ho preso come unico personaggio Baloo. Anche lui fa parte della 3.0. Qui sopra ha un ciuffetto di pelo vero. Le sue sopracciglia mi sembrano che abbia un'espressione un pochino timida. Boh. E la particolarità degli occhi di Baloo è che sono neri, ma all'esterno hanno un contorno bianco. Ha un nasone marrone e ha dei puntini sul muso, che forse dovrebbe rappresentare i baffi, penso, una cosa del genere. Anche le sue orecchie. Per il resto non so che altro dirvi perché è tutto grigio, perché è un orso. Ha la pancina più chiara, le zampine sempre dello stesso colore e anche la sua codina da orso. Quindi ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile. Adesso lo piazzo qui. Ho preso anche Stitch di Lilo & Stitch, oppure Esperimento 626, e come potete vedere qui ha la sua crestina di peli, che però è fatto tutto in stoffa, non l'hanno fatto di vero pelo come in Baloo. E questo dovrebbe essere Stitch addormentato, ma ha questi occhi che sembrano essere arrabbiati sempre sul nero. Ha il suo nasone più scuro, ha la parte degli occhi azzurro e ha le sue orecchiette entrambe mangiate. Sul retro ha questa macchiolina blu, per il resto è un colore direi più sull'indaco, e ha la pancina, che non so che colore sia, forse su un verdino tendente al blu, anche lui ha le zampettine dello stesso colore di questa parte qua, e ha la sua codina che sembra essere una pallina. Dovete sapere che io sto fanando la faccia di Stitch. Ciao ragazzo! Simpatico, vero? Poi ho preso Nemo del film Alla ricerca di Dory. C'è stato un mese in cui hanno fatto il gadget di Alla ricerca di Dory. Purtroppo Dory non l'ho trovata perché molti l'hanno presa. Come potete vedere è arancione. Anche lui ha la boccuccia come in Topolino. Ha gli occhi molto rotondi, grandi, neri. E per il resto è un pesce pagliaccio. Infatti è arancione con delle strisce bianche con dei bordi neri, anche la sua coda da pesce, anche la pinna superiore, anche la sua pinna normale è dall'alta trofica, quindi come potete vedere questa è più piccola rispetto a questa, anche come lo ha nel film. E sotto non ha alcun tipo di zampe perché è un pesce, ma come potete vedere la pancina è di un arancione leggermente più scuro, quindi non potevo farmi mancare Nemo. Mi stavo scordando di dirvi che Nemo fa parte della 3.0. Poi ho preso Perry della serie televisiva Phineas e Ferb, che però è un personaggio che mi piace meno degli altri, ma fa parte della 1.0, quindi non potevo farmelo mancare.
Come potete vedere qui dei tre felini che dovrebbero rappresentare dei felini che ha in testa. E come potete vedere ha gli occhi bianchi con un contorno viola e un riflesso bianco e anche il suo becco. Guardandolo di lato ha gli occhi sparati fuori. Per il resto è tutto verde acqua, penso, una roba del genere. E ha la sua coda da ornitorinco perché è un ornitorinco. E anche le sue zampine di sopra vede acqua e le zampine di sotto gialle perché non ha alcun tipo di scarpe. Dal film Frozen ho preso Anna. Mentre ero in vacanza in Spagna, in un centro commerciale, un Carrefour, vendevano solamente i zunzun del film Frozen. Quindi ho preso i tre personaggi che poi vi farò vedere. E quindi ho detto devo prenderli perché nel Disney Store non c'erano più. Come potete vedere lei ha gli occhi verdi, in realtà non ho capito se Anna li ha verdi oppure un azzurro più chiaro rispetto a quelli di Elsa. Non lo so, fatemelo sapere nei commenti. E ha, non so se si vede bene, le lentiggini come lei le ha nel film. Anche un po' di blush sulle guance ed è pelle leggermente più scura di quella di Elsa che poi ve lo farò vedere. E poi Anna ha i capelli che sono di un marrone molto chiaro, mi pare che li abbia arancioni nel film, e anche le sue due treccine. Su questa parte ha anche la sua classica ciocca più chiara, che va per qui, e poi qui, qui e qui. E poi per il resto ha il suo vestito classico del viaggio quando va a cercare Elsa. Quindi, come potete vedere, quella parte forse dovrebbe rappresentare il cape. Questa parte nera è la prima parte del vestito, quindi il top, che però è tutto stampato assieme. Potevano farlo un pochino in rilievo perché sennò non si capisce molto bene. E ha la sua gonna blu con dei fiorellini rossi. Davvero molto belli secondo me, dietro è bianco. Ha la pancina azzurro molto chiaro e ha le sue manine, peccato che non abbia i guanti perché fa molto freddo. E ha le zampine nere qui dietro che rappresentano gli stivali che lei ha anche nel film. Quindi ho preso Anna, quindi non potevo farmelo mancare perché Frozen è un film che ha avuto successo, quindi non potevo farmelo mancare. Anche lei fa parte della 1.0. E come non poteva mancare anche la sorella maggiore di Anna, ovvero Elsa, sono sicura che molti la conoscerete perché siete fan di Elsa, vero? E lei, come potete vedere, lei ha gli occhi azzurri, anche lei ha un pochino di blush sulle guance. Ha la pelle più chiara rispetto a quella di Anna, che però è tendente un po' sul violetto. E poi ha anche i suoi capelli biondi, qui anche un suo ciuffetto di capelli. Questa è la sua treccia con un fiocco di neve che li tiene fermi e ha il suo vestito. Io non so se si vede qui, in questa parte è di un indaco con dei fiocchettini di neve che dovrebbe, penso, rappresentare la parte superiore, quella con le mani che avete presente. Le ho alzato un po' il mantello per farvi vedere questa parte che è di un azzurro più chiaro e sul retro è stato fatto di un azzurro più scuro. Mi spiace che non abbiano fatto una gonnina, una roba del genere, perché lei ha proprio un vestito. Questo è il suo mantello, che però hanno fatto solamente la parte di sopra del mantello, infatti non ha moltissimi fiocchi di neve. Potevano fare anche un ollo, perché qui nel mio caso, perché qui non si vede molto bene dal webcam, mi si sta un po' smontando. Se avessero fatto un ollo, questo non accadrebbe. Quindi mi raccomando, state attenti quando comprate lo Zunzun di Elsa. Per il resto ha le manine dello stesso colore del viso e ha le scarpine dello stesso colore di della parte sotto del vestito, quindi azzurro più scuro. Quindi non potevo farmi mancare Elsa perché è un personaggio abbastanza famoso, quindi bene. Come ultimo personaggio del film Frozen ho preso Olaf, il pupazzo di neve, che è un personaggio molto simpatico nel film. Ciao ragazzi, sono Olaf e non mi ricordi abbracci. Simpatico, vero? Anche lui ha i tre filini sopra, che questi dovrebbero rappresentare i tre rami che ha sulla testa. Lui, a differenza tra Anna e Elsa, ha gli occhi completamente neri, non li hanno fatti di un colore, ma mi pare anche nel film che sia così. Anche la sua carotina barra naso, davvero molto carina, come tutti i pupazzi neve che costruite, vero? Ha anche un mega sorrisone,
perché non è un sorriso, un sorrisone. Infatti qui hanno fatto, su entrambi i lati hanno fatto le labbra, anche il suo dentone. Per il resto è tutto bianco perché è un pupazzo di neve. Il mio è leggermente sporchino perché mi cade sempre. E lui ha la pancina tutta bianca e ha le manine qui marroni perché lui gli stecchini che gli fanno da braccia, e qui dietro sono bianchi che, perché lui ha i piedini bianchi, quindi dei pezzi di neve. Questo è l'unico personaggio che ho preso del film Inside Out, che è Tristezza, che è un personaggio che mi è piaciuto nel film. Lei fa parte della 3.0. Come potete vedere ha i capelli blu scuro, questa parte li ha più lunghi, questa parte li ha più corti come nel film. E come potete vedere ha un'espressione triste, gli occhi sono blu e ha i suoi occhiali che sembrano neri, ma in realtà sono di un viola molto scuro, quasi sul nero. E poi ha il suo golfino di lana, proprio una vera lana, come quella che si cuce con i ferri, avete presente? Azzurro molto più chiaro. E qui ha i suoi pantaloni blu, e ha le manine azzurre e le scarpe blu. Quindi è l'unico personaggio di Inside Out che ho preso. Spero di recuperare anche gli altri personaggi perché non può stare da sola, poverina. Poi dal film Zootropolis ho preso Judy Hopps, anche lei fa parte della Disney Infinity 3.0, che come potete vedere è un coniglietto, poliziotto ovviamente. Ha le sue orecchie da coniglio, all'interno sono rosa, questo è il retro delle sue orecchie. Essendo una coglietta ha un muso veramente carino. Una cosa che mi piace molto di Judy sono i suoi occhi, perché sembrano avere una codina, veramente carina secondo me. Ha anche il suo nasino rosa, questa parte giallo chiaro. Per il resto ha il suo uniforme da poliziotto perché lei è una poliziotta. Ha anche il suo distintivo da poliziotto che è metà gialla e dall'altra arancione. E lei ha il pancino blu molto scuro e anche le sue zampettine dietro e avanti che sono. E ha anche la sua codina da coniglietto, puffi puffi secondo me. Quindi Judy è davvero molto carina e come vi ho già detto la cosa che mi piace molto sono i suoi occhi, davvero carina secondo me. Come ultimo Zunzum che ho per ora è Nick Wilde, la volpe. E anche lui ha l'occhiolino nell'occhio destro come Topolino e anche lui ha la bocca e anche il suo nasino che gli spunta e anche le sue orecchie da volpe e ha il suo vestito molto fedele al film perché ha una camicetta verde chiaro che sembra sul giallo e i pantaloni verde scuro e ha queste righe che mi ricordano molto un abito scozzese. Questa è la sua pancina con lo stesso colore della camicetta, forse leggermente più scura, e come potete vedere anche il colletto con la cravatta blu come lo ha nel film e ha le sue zampettine marroni che mi sembrano essere più scure rispetto al viso. E una cosa che mi piace molto di Nick è la sua coda da volpe perché è a forma e qui è stato dipinto, quindi Nick è davvero fantastico, quindi ok, anche lui fa parte della 3.0, ricordatevelo. Quindi questi sono per ora gli Zunzum che per ora vi ho fatto vedere. Non ho preso tutti i personaggi della Disney Infinity 1.0, 2.0 e 3.0 perché all'inizio i Zunzum non mi piacevano molto, ma poi ha iniziato a piacermi, però mi sono persi certi tipi di personaggi. Spero di recuperarli. Alcuni credo che li ordinerò su eBay o Amazon. Forse eBay perché Amazon li spedisce, ma con un prezzo abbastanza alto. Il mio Zunzun preferito sicuramente è Alice, perché io adoro Alice nel Paese Meraviglia. Adoro sia quello della versione Disney, sia il romanzo di Lewis Carroll. Quindi fatemi sapere, vi piacciono questi Zunzun? Quale avete acquistato? Fatemelo sapere tutto nei commenti. Vi ricordo che nel primo e terzo martedì del mese la Disney rilascia una nuova serie di Zunzun. Mi stavo dimenticando di dirvi che non ci sono solo i personaggi della Disney e Pixar di Zunzun, ci sono anche quelli della Marvel e di Star Wars. Io non prenderò nessuno né della Marvel né di Star Wars perché non mi interessavano molto, mi interessano solo quelli della Disney. E quindi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace e iscrivetevi nei commenti qua sotto. Quindi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao ciao!